Ecco, il mio mestiere è occuparmi di sicurezza, dei sistemi, delle organizzazioni. Lo faccio da prima che ci fosse internet. Sicurezza significa protezione contro chi ci vuole male. Già, perché qualcuno che ci vuole male c'è sempre e c'è anche adesso. Adesso vi racconterò chi è che ci vuole male, quali sono i problemi di questo meraviglioso, rutilante mondo dell'internet delle cose. Gli oggetti intelligenti connessi fra di loro e connessi alla rete. Oggetti, lampadine, frigoriferi, forni a microonde, automobili, sistemi di controllo dei treni, sistemi di controllo delle centrali di energia. Tutto quanto si parla. Bello, sicuramente bello. Applicazioni fantastiche, ma un piccolo lato oscuro. Anche perché fra questi oggetti che si parlano c'è qualcosa di delicato. Oggetti che trasmettono dati sulla nostra salute. Con l'internet delle cose, farsi male non significa soltanto farsi rubare dei soldi dal conto in banca, ma significa anche rischiare la vita. Il problema è che ci sono dei cattivi veri, la criminalità organizzata, che è sempre brava, è sempre un passo avanti e buoni, perché studiano, perché si organizzano, perché fanno soldi. E la criminalità ha già imparato a fare ricatti, bloccare i computer delle aziende chiedendo soldi in riscatto. Non va bene. Utilizziamo un pochino più di buonsenso, così come nessuno lascia casa aperta perché sa che ci sono i ladri, o nessuno guida come un pazzo solo perché in macchina c'è l'ABS, la prima misura di difesa siamo noi, col nostro comportamento, con la nostra consapevolezza. Quindi, se volete attaccare il telefonino al forno a microonde, fatelo, ma prima pensateci e domandatevi, è davvero una buona idea? Grazie.